Mi trovo a circa 800 metri da casa mia e in questo campo, in questa zona qui, beh, a volte vedo dei fagiani. Cammino per questo sentiero e poi improvvisamente mi sono trovato a volte con dei fagiani che mi sono sfrecciati davanti. Questo lo chiamo il campo dei fagiani. E proprio a proposito dei fagiani, un mio amico cacciatore mi ha regalato uno splendido fagiano. E ora ci vuole solo la pazienza di Rosa a spennare il fagiano. Eccolo qua il nostro fagiano. Abbiamo tolto tutte le piume. Così pesa 900 grammi. E dopo un lungo lavoro da macellaio l'abbiamo fatto a pezzi. Io lo lavo spesso perché bisogna eliminare completamente tutto il sangue. È il momento di fare la marinata di questo fagiano. E per la marinata ci occorrerà del sedano, degli spicchi d'aglio, del pepe in grani, un po' di porro, mezza cipolla, dell'olio d'oliva extravergine, del vino, un bicchiere, del sale, possibilmente grosso, e poi questa meravigliosa marinata ischitana, che contiene basilico, origano, aglio, peperoncino e un po' di sale. Sono erbette dell'isola d'Ischia essiccate. Quindi incominciamo a preparare il fagiano per la marinata. L'aglio lo taglieremo a grandi pezzi in questa maniera, a meno 4, e poi dopo il sedano lo tagliate proprio a pezzi grossi, eh? Non occorre qui fare dei triti molto spinti. La cipolla, anche questa, va tagliata a pezzi molto grossi, così più o meno, va più che bene. Il porro, anche questo lo dividete in due, poi a foglie molto grosse e ancora così. Prendete una terrina abbastanza capace e cominciate a mettere sul fondo dei pezzi di fagiano, così come capita, ecco, non è necessario seguire l'ordine. Mettere un po' di sale, quindi un po' di pepe in grani, in questo modo, magari un po' di sedano, un po' di cipolla, aglio, e poi un po' di marinata. Mettete un po' di olio,
un po' di vino. Ecco qua. E continuiamo. Ancora fagiano. Ecco qua. Ed ecco qua. Solito processo. Sale. Aglio, porro, cipolla, sedano, pepe, ecco qua, marinata, olio d'oliva extravergine e ancora un altro po' di vino. Chiudiamo con gli ultimi pezzi di fagiano. Questo è il collo. E questo è un meraviglioso cosciotto. Ah, eccola qua. Sale, qualche grano di pepe, eccolo qua, marinata, ischitana, buonissima, eh? E poi a concludere, a chiudere tutte le nostre verdure. Un po' di olio e quel po' di vino che è rimasto. Olè. Non dimenticate nella marinatura di mettere del rosmarino e della salvia. Ecco, spezzettata la buona, eh? Ecco qua. Date una mescolata. Così. E la marinatura per tutta la notte. Bene, ci siamo. Abbiamo tolto il nostro fagiano dalla marinata e ho già ornato il tutto con le erbe aromatiche che mi serviranno, quindi rosmarino e salvia, unitamente a 4 spicchi d'aglio interi. Ma quello che è importante è che, a parte il vino nella cottura, è importante avere del buon brodo. Brodo vegetale che io preparo molto semplicemente. Metto del sedano, delle carote, 2, poi porro, cipolla, aggiungo un po' di sale, è importante il sale perché andrà a salare poi anche il fagiano, e un filino di olio d'oliva extravergine. Quindi metto ora questo brodo in cottura. Qui dentro avverrà la cottura del nostro fagiano. Come vino ho deciso di mettere del Pinot Grigio, è un buon vino. Il brodo sta andando ormai da un quarto d'ora e ogni volta che preparo il brodo vegetale non posso far altro che pensare alla commedia di Edoardo De Filippo, Natale in casa Cupiello, quando Luca vuole preparare il brodo vegetale per stare bello leggero e leggero e metterci dentro 2 tubettiel. E il genero insiste:
Ma papà, io vi porto una bella gallina, ma io voglio preparare un brodo vegetale. E facciamo sto brodo vegetale, va? E ora a sigillare il fagiano. Padella bella calda. E mettiamo proprio un filo d'olio sul fondo di questa padella. Così. Appena l'olio ha raggiunto una giusta temperatura, incominciamo a mettere i pezzi del nostro fagiano. Ecco, se hanno la pelle, mettete con la pelle nella parte inferiore. Questo è un bel cosciotto, lo mettiamo qua. Abbassate anche leggermente la fiamma e continuate a mettere i vostri pezzi amorevolmente, uno alla volta. Girate i pezzi del vostro fagiano, possibilmente o con le mani, mascotta, oppure con un cucchiaio, comunque non con una forchetta, soprattutto nella fase di sigillatura è meglio non strapazzare il fagiano. Eccolo qua, li abbiamo girati tutti. E ora diamo un po' di profumo, quindi mettiamo l'aglio. L'aglio lo metto intero e poi dopo lo tolgo. Siamo ancora nella fase di rosolatura. Fra poco aggiungerò del vino. Eccolo qua il vino. Fatelo scorrere lungo i bordi. Una generosa quantità di vino, è un bicchiere e mezzo di vino. E aspettate che faccia questa bella schiuma. Ora dobbiamo far evaporare tutta la parte alcolica e quindi ho alzato la fiamma. L'alcol è evaporato e io ho preso l'aglio e l'ho tolto. L'unico pezzo d'aglio che è rimasto ancora qua dentro è solo questo spicchio solitario. Lo lascio. Aggiungo poi la nota aromatica della salvia. E del rosmarino. Lo lascio proprio intero, non a raghi. E ora è il momento del brodo, perché il fondo si sta asciugando e il brodo gli arriva. Eccolo qua, il bel brodo vegetale che Luca Cupiello amava per Natale. Vegetale, Natale fa rima. Ecco qua, ancora un po' di brodo. Il brodo ha anche la giusta salatura, ecco perché fino ad ora il sale è rimasto quella della marinata e questo po' di sale che sarò messo nel brodo. E quindi ora tutte le note aromatiche ci stanno. Il brodo è stato aggiunto, abbasso un po' la fiamma e copro il tutto a cuocere. Sono passate 2 ore esatte dal momento della sigillatura e il nostro fagiano è pronto.
E questo è un piatto da re. Ora facciamo un po' di polenta e dopo impiattiamo. Impiattate così, la polenta sotto, alcuni pezzi di fagiano sopra, il mio cosciotto e a tutti buon appetito. Questo è un piatto che ho mangiato tante volte quando facevo il militare a Palmanova, quindi pensate quanti anni fa. Poi l'ho mangiato qualche volta anche qui a Gaglierine, in un ristorante. L'ho trovato buono. Ora vediamo questa versione. Intanto grazie a Germano che mi ha regalato questo magnifico fagiano. E ora voglio fare un assaggio un po' selettivo, nel senso che prima di tutto voglio vedere un po' di polenta con questo sughetto. Devo dire la verità, che è meravigliosa. Ora voglio assaggiare un po' di polenta con un po' di carnina. Oh, da qua. Oh! E ora una parte del petto. Questa è la pelle. Insieme a un po' di carne nel petto. Vai giù. Siamo ora. Con un pezzettino di polenta. Meraviglioso. Vicino un Cabernet Malbec di Paladin Salvanello. Ci sta da Dio. Vorrei fare un commento. Avete visto? Mi dà il video un po' lungo, ma perché? Perché ci sono diverse fasi. Vabbè, intanto curare il fagiano, spennarlo, l'avete visto. Poi metterlo almeno per 24 ore o anche 2 giorni in frigo. Poi dopodiché metterlo in marinatura almeno una nottata e poi alla fine cucinarlo. Ora voglio un po' di coscia. Vai giù. Sulla coscia ci perdiamo. Sapore sublime, vai giù. Se avete un amico cacciatore, e ringrazio ancora Germano, facitela, non so se lo trovate, ma se vi capita un fagiano, provate a farlo in questo modo. Alla prossima, ciao ciao. Io continuo. Intanto vino.